Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo e ultimo video dell'anno. Inizio il 2021, siamo qui ovviamente per farvi gli auguri di buone feste, sia Natale sia Capodanno, ma anche per un po' fare recap del 2021 con YouTube e tutto quello che facciamo e anche magari vedere un po' le speranze del 2022, quali obiettivi vogliamo raggiungere. Inoltre, ricordo che nel 2022, il 21 dicembre, ci sarà da leggere la lettera che abbiamo mandato l'anno scorso, con delle speranze, degli obiettivi. Vedremo se li avremmo centrati. No, però Oh, spoiler. spoiler no, però speriamo. Allora, recap appunto dei dati di quest'anno. Partiamo da quelli più generici. Quindi questo periodo di cui vi parleremo i dati è dal 1 gennaio al 23 dicembre, perché noi stiamo registrando il 24 e quindi abbiamo i dati fino a ieri. In questo lasso di tempo abbiamo collezionato, abbiamo incassato 94.978 visual. Quindi c'è ancora tempo fino a fine anno. Si sa mai che si arriva a un 100.000. Comunque siamo lì vicino, insomma, un buon dato, direi. Poi abbiamo totalizzato un totale di 4.204 ore di visualizzazioni appunto in questo anno, molto carriati dai video del Esatto, fantacalcio, però esatto. comunque Questi due dati sono molto buoni, siamo insomma. comunque soddisfatti. Esatto. Poi ultimo dato, che è quello meno buono, iscritti, 288. 288 iscritti in più. Unico dato che stona un po', iscrivetevi. Ok. Analizziamo i video più visti, i video andati Esatto. meglio. Esatto. Il più visto è sempre lui, il re del nostro canale, che è il tutorial del Fantacalcio, fatto 7 settembre 2020, quindi più di un anno in questo video. Vabbè, in totale ha fatto più di 50.000 visual, però in questo lasso di tempo, dal 1 gennaio al 23 dicembre 2021, ha fatto 40.935 visual. Dietro di lui un altro video del Fantacalcio che avete apprezzato, quello fatto da Davide sull'app del Fantacalcio, quella nuova, 19.850 visual, che sono quelli che ha interamente perché l'abbiamo pubblicato quest'anno. Quindi forse ancora un rendimento forse ancora maggiore. Poi come altre categorie troviamo i giochi per bambini, diciamo fatti Esatto. un po' con il nostro stile, Quindi, quindi i Triops in cioè, su due particolare. video per bambini, tutti e due sono andati bene, quindi adesso vediamo l'ultimo che abbiamo messo, se Sì, col andrà anche lui tempo. alla gloria. E poi abbiamo le recensioni di prodotti come router, monitor Esatto. e case. E la sedia anche. Quindi sulle recensioni, video per bambini e fantacalcio, direi che ci siamo. È un po' il resto che esplorazioni anche non andiamo male, considerando comunque c'è una nicchia di persone che segue, non è un video, cioè non è un tema che apprezzano tutti, le esplorazioni urbane, è molto di nicchia. Quindi vanno bene le visual lì, poi il resto è un po' sottotono. Infatti certi temi li abbiamo abbandonati, come avete visto, cucina, gameplay, sono cose che stiamo cercando di evitare, le facciamo quando siamo in emergenza. Sul canale Viola invece, che avete capito tutti qual è, siamo a 181 follower, quindi anche lì siamo cresciuti un po', siamo stati non attivissimi, adesso stiamo tornando costanti, più che altro io, e un altro anno cercherò di tenere una schedule, una programmazione costante, quindi anche lì seguiteci, followate, che non costa niente. Bene, questo è il recap di quest'anno, cosa ci aspettiamo, Davide, un altro anno? Ah, per parlare di Dio. Non era la PayPal. Io mi aspetto sicuramente i dannati 1.000 iscritti, Quello sì, dai. cioè quelli, io me li aspettavo già entro fine anno. C'è tempo, ragazzi, cioè se qualcuno di voi si impegna c'è ancora tempo. Siamo a 848, quindi non manca tantissimo. Quindi 1.000 iscritti assolutamente il prima possibile su YouTube, è l'obiettivo minimo. Su Twitch almeno arrivare a 3-4 sub costanti ogni mese, quello sarebbe un buon già obiettivo perché facilita il nostro lavoro. Ovviamente questi sono obiettivi minimi, poi Vabbè, il speriamo di resto più. viene quello che Quello il viene. resto viene quello che viene. Instagram siamo un po' fermi al momento, speriamo di riprendere. A livello di attrezzatura abbiamo ormai investito parecchio, direi, abbiamo preso tutto, cioè tutto quello che si può pensare l'abbiamo preso ormai. Quindi sta a voi, ragazzi, sta a voi aiutarci con iscrizioni, follower, like, tutto come state facendo adesso, ma anche di più. Questo è il senso un po' del video. E oltre a augurarvi buone feste, ovviamente, speriamo che il 2022 sia. Ormai Natale è già passato. Sì, vabbè. Voi vedete il video in teoria il 27. Comunque, speriamo che sia stato un buon Natale. Speriamo che il 2022 sia un buon anno, anche a livello non nostro, ma in generale del mondo, a livello
pandemico, spero che si risolva il tutto. Buon anno. Buon anno, ci vediamo dall'altra parte nel 2022 con tanti nuovi appuntamenti, sempre costanti, un video al lunedì fisso, e partiremo anche a volte con i video al giovedì. Su Twitch la settimana prima vi dirò sempre la programmazione della settimana dopo, ma che dire. Ci vediamo, ciao a tutti. Ciao.